Pronto G? Uè, grandissimo Sammy, come stai? Sì, tutto bene, mi sono allenato. Come è andato l'allenamento oggi? Ho fatto il Romanian deadlift. E schiena dritta? La schiena perfetta, era drittissima. E hai spinto bene pure con i piedi? Sì. Controllato l'eccentrica tutto perfettamente? Sì, tutto eccentrico, ma... Sì, c'ho un video, te lo mando così vedi perché è veramente forma perfettissima, vedrai. Bomba. Va bene, allora aspetto il tuo video. Dai. Uè, buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Sammy, pensavo ti fossi perso. Hai messo le ore. Sì, ci ho messo un po'. Benvenuti in the home. Poi qua sembra tipo un hotel un po' haunted, tipo americano, non pensi? Sì, strani. Well, good morning. Good morning. Che combini? Io in realtà mi stavo facendo il pasto pre-workout perché stiamo per andare in palestra. Ho iniziato a mangiare perché appunto pensavo di iniziare il video. Abbiamo avuto un po' di technical error. Sì, mi sono fatto metà mela verde. L'ho già tagliata qua. Mi sono fatto una barretta proteica, questa è quella extra chocolate di Foodspring. Mi hanno lasciato un pezzo così che devo vedere la prova che effettivamente me la sono mangiata. Sto mangiando solo mezza mela verde perché per qualche motivo negli ultimi giorni stavo mangiando la mela verde intera ed è troppo, quindi mezza mela verde. E in più mi ero già preparato lo shake con i miei recovery aminos a gusto. Mi sbaglio sempre, frutti di bosco. È una bomba. E poi ti devo far vedere una cosa, bro. Cosa? Ciao mi. Non te l'aspetti. Continuo a guardare la maglietta che è proprio figa. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sammy è tipo da anni che mi prende in giro perché ho ancora l'iPhone 7. C'avevi l'iPhone 7, sì. Quindi è tipo da 5 anni che non cambio l'iPhone. E adesso che è uscito l'iPhone 12, mica mi sono preso l'iPhone 12, preso l'XS. Che però che è il 10, quindi è l'XS, quindi è quello dopo il 10. Max. Per me è tipo un upgrade assurdo. Immagino. Sì. Ma io su queste cose sono in ritardo, nel senso, queste cose materiali, non mi piace buttare via i soldi. Sì, ma è proprio tipo non ti frega, tipo. No. Tu pensi se c'ho il cellulare e fa foto decenti, cioè, va bene così. Anche se è il mio lavoro, quindi dovrei prendermelo un po' più seriamente. Sì. Tu me l'hai sempre detto. Sì. Finalmente, ci hai messo ragazzi, 5 anni, però non aspetta. Guardate, guardate come era ridotto questo con lo schermo distrutto. Che cavolato. Infatti, avevo preso un paio di commenti, tipo, ma il tuo telefono che è. Fotoni, quindi arrivano. Speriamo, dobbiamo provarlo. Intanto mi sembra tipo di stare su un mega device tipo alieno. Seguite Gigi su Instagram se volete vedere foto fighe. Great plug, ottima idea. Ire con questo outfit veramente sexy. Che combini? Provando a studiare ma chiacchierano troppo. Vabbè, mi ha fatto vedere il nuovo cellulare, cioè, che devo dire? Mangiamo, finisco la barretta proteica lì, a un quarto d'ora, 20 minuti stiamo in palestra. Abbiamo pensato oggi di fare voice over in cui rispondo al titolo. Sono cose che probabilmente molti di voi già sanno, però è ottimo rinfrescare un attimo le idee. E poi penso che un paio di cose voglio veramente stressarlo perché sto notando quanto sono importanti e quanto hanno impattato il mio percorso fitness. Quindi, finisco le cose e andiamo in palestra. Let's go. No, comunque è usato, bro, cioè, su ste cose. Preferisco spendere soldi nei viaggi e queste cose qua rispetto a queste. Però comunque è un investimento veramente ben fatto. No, è figo, figo. Metto le scarpe e andiamo, raga. Va bene. Yes. Ma te la finisci là? No. L'appo? Se no te la prendo io un po'. Ah, questa la puoi prendere se vuoi. Non te la fai? No. Basta. Un bello col pannolino. Veramente figo il completino, amore. Azzardato? Sì. Ragazzi, fateci sapere se vi piace come stiamo facendo un po' i vlog, un po' più personali, come facevamo anche a Dubai in America. A me piace molto di più perché così posso parlare liberamente e poi facciamo i cazzi nel discorso, quindi viene normale. Però fateci sapere perché ci teniamo. No, ho chiesto per i campi di padel, ha chiesto Ele in realtà. Sì, quant'è? Sì, molto meno di quanto pensavamo. Possiamo pure affittare le racchette. Viene 10 euro a testa se lo prendiamo in Allora. Let's go. Let's go, facciamo. Ci vedrete giocare un po' a padel, mi sa.
E ok ragazzi, benvenuti alla parte informativa del video. Voglio parlare del primo errore, che era quello di mettere come più importanza il carico rispetto alla forma di esecuzione. E questo è perché quando sappiamo che la crescita muscolare avviene tramite una progressione, il mio errore che ho sempre fatto da piccolo era provare a forzare quella progressione. Quindi ogni allenamento non facevo caso alla forma, pensavo solamente ad aumentare ancora di più il carico che sollevavo oppure fare quelle ripetizioni in più. E questo mi portava spesso veramente a peggiorare la mia forma di esecuzione, ad usare più slancio corporeo e a non sentire, diciamo, quella tensione in più nel target muscle. Ok, quindi quello che succedeva qual era? Che sì, ero diventato molto forte già dopo i primi 2 anni di palestra, avevo messo su molto carico, l'avevo fatto a discapito della forma di esecuzione. Cosa succede se si fa così? È molto più alto, molto più elevato il rischio di infortunio. E infatti nei miei primi anni di palestra ho avuto quasi sempre, diciamo, piccoli infortuni, piccoli problemini, piccoli dolorini sia ai muscoli ma soprattutto alle articolazioni, ai tendini, queste cose qua, che erano proprio dovute al fatto che non facevo abbastanza attenzione alla forma e pensavo solamente a sovraccaricare. Quindi questo è stato il mio primo errore e veramente nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, ho deciso, sai cosa, io non aumenterò mai il carico, non aumenterò mai le ripetizioni che faccio se non hanno una forma costante e consistente. Quindi la prima ripetizione di una serie deve praticamente essere quasi identica all'ultima ripetizione della serie, tranne che ovviamente l'ultima ripetizione della serie può essere di una velocità un pochino inferiore perché accumulando l'affaticamento dobbiamo ovviamente combattere di più quella ripetizione. Però per quanto riguarda la forma, quindi i punti terminali, inizio, la fine, la contrazione, quella è la cosa fondamentale, mantenere la stessa identica forma per ogni ripetizione e far sì che anche quando aumentiamo il carico, ci sta, quella prima volta aumenti il carico, è nuovo, non l'hai mai fatto in vita tua, che la forma non sia esattamente uguale, però ci sono dei punti di rispettare e un po' di breakdown ci sta, ma in teoria ogni volta che aumenti il carico devi sempre assicurarti che stai eseguendo con la forma corretta. Secondo errore, contare le rep invece che far contare ogni rep, e questo lo vedo molto anche con dei clienti che seguo, che praticamente metti che tu c'hai 3 serie da 10 ripetizioni, no? Cos'è che facevo io in passato? Ho 3 serie da 10 ripetizioni, allora io non importa e non faccio contare ogni rep, bensì conto le rep, quindi inizio la mia serie e sto contando le rep in testa, quindi 1, 2, 3, 4, magari la rep 5, la rep 6 inizia a diventare difficile e dovrei combattere di più, solo che io non ci penso e pensavo a provare a concludere la serie, ad arrivare a quelle ultime ripetizioni perché dovevo concludere e finire le 3 serie da 10 ripetizioni. Ok? E questo secondo me è un errore, nel senso che va bene avere ad esempio un'indicazione generale di ripetizioni, tipo 3 serie da 10 ripetizioni, ma questo non vuol dire che se tu alla sesta ripetizione in teoria hai finito perché non riesci più a fare un'altra ripetizione con una forma buona, questo non vuol dire che semplicemente continui perché devi arrivare a 3 serie da 10. Non dobbiamo fare ogni serie pensando semplicemente di arrivare al numero di ripetizioni per concludere la serie. Voglio veramente che ci concentriamo a far valere, a far contare ogni singola ripetizione già dalla prima ripetizione. Questo è uno degli errori più gravi che ho fatto. Stessa cosa ad esempio quando vedo delle persone che hanno 3 serie da 10, metti, e arrivi a 10 e sai, avresti ancora 2, 3, 4, 5 ripetizioni da fare, stai ben lontano dal cedimento. Se non c'è un motivo specifico tu dovresti continuare a spingerti fino al cedimento. Quindi l'errore che facevo era mettere e riporre troppa importanza su questo numero, tipo 10, 3 serie da 10, e di conseguenza invece di far contare ogni rep e far sì che ogni rep era perfetta ed era stimolante al massimo per l'ipertrofia, io contavo le rep, quindi pensavo solamente a finire e concludere la mia serie arrivando a 10 ripetizioni. E questo secondo me era un errore molto importante che ho fatto. Terzo errore, tempi di recupero. Mamma mia, questo penso perché leggevo nelle riviste tipo Men's Health, i miei primi personal trainer, invece di farmi recuperare, come dice la scienza, almeno 2 minuti tra le serie, soprattutto se si tratta di movimenti multiarticolari, e questo si vede in tante tante ricerche, tanti systematic review in cui hanno messo insieme tutta la ricerca scientifica sui tempi di recupero, anche una di Brad Schoenfeld e Menno Hanselmans, in cui hanno visto che non ci sta nessun effetto negativo dell'aumentare il recupero tra le serie per l'ipertrofia muscolare. Per quale motivo? Perché aumentare il recupero fa sì che tra le serie riusciamo a riposare un attimo di più e a rigenerare tutta l'energia e a ridurre un pochino l'affaticamento, così che possiamo attaccare la prossima serie con più energia, di conseguenza fare più ripetizioni, di conseguenza accumulare più volume e tonnellaggio in totale, che poi è quello che veramente ci importa per la crescita muscolare, per la tensione meccanica. Ok? Quindi se tu sui movimenti articolari stai
riposando troppo poco, riposa, non ti preoccupare. In passato io magari tipo vedevo il telefono, vedevo l'orologio, dicevo cavolo, sono passati 60 secondi, devo già rifare la serie. Ma se tu dopo 60 secondi stai ancora ansimando, non hai ancora recuperato nemmeno la respirazione, per non parlare dei muscoli, aspetta, tranquillo, non c'è nessun problema, aspetta quei 2 minuti minimo tra le serie e vedrai che andrai molto molto meglio, sia in termini di forza ovviamente, ma poi anche questo col passare del tempo produrrà maggiore ipertrofia muscolare. Errore numero 4: non pensavo al sovraccarico progressivo, non sapevo cos'era e non avevo un programma strutturato. Praticamente allenarsi senza pensare al sovraccarico progressivo è praticamente allenarsi senza nemmeno sapere che cosa è importante per crescere nuovo tessuto muscolare, che è l'accumulo di tensione meccanica e soprattutto il sovraccarico di tensione meccanica col passare del tempo. E due, il programma strutturato vuol dire andare in palestra senza nemmeno, praticamente free bullet, quindi entri in palestra e fai quello che ti va di fare, vuoi fare un po' di bicipiti, fai bicipiti, vuoi fare un po' di tricipiti, fai tricipiti, senza avere un programma strutturato con una serie di esercizi da seguire, con i set e le serie già diciamo descritte, con le ripetizioni già scelte, con gli esercizi già scelti. E questo è un mega errore secondo me, perché se tu vai in palestra e non hai un programma strutturato, come fai a sapere che stai migliorando dalla volta precedente? E come abbiamo visto, dobbiamo migliorare se vogliamo crescere massa muscolare da natural, quindi è fondamentale avere un programma come minimo strutturato. Secondo me è anche meglio un programma meno ottimale però strutturato rispetto a completamente andare in palestra e fare a sensazione. Questo secondo me è uno degli errori più gravi che ho fatto in passato. Numero 5: non sapevo cosa fosse la piramide dell'allenamento e il VIF. VIF è volume, intensità e frequenza. Metto in questo momento la piramide dell'allenamento di Eric Helms. Qui vedete i livelli e diciamo i livelli di importanza, quindi i gradi inferiori della piramide sono quelli che reggono tutta la piramide, sono i più importanti, e io non avevo idea, quindi magari pensavo che appunto prendere uno shake di proteine whey era più importante che ad esempio aderire a un buon programma e impostare volume, intensità e frequenza correttamente. Ok, quindi questo è uno dei errori più grandi che ho fatto, e se tu non sai cos'è la piramide ti consiglio di ripescare il mio vecchio video, basta scrivi piramide allenamento muscoli a vita e lo troverai sul mio canale, e così che siamo sicuri che siamo tutti sullo stesso passo con la scienza. Poi errore numero 6, bonus: lavorare senza conoscere la prossimità al cedimento. Questo è un altro errore enorme che ho fatto, e veramente solo negli ultimi anni mi ci sono chiuso molto di più. Praticamente andavo in palestra e appunto un po' si rifà al punto numero 2, che era il contare le rep invece che far contare ogni rep. Proviamo con l'esempio di prima: 3 serie da 10 ripetizioni, ma tu arrivato a 10 ripetizioni ne puoi fare altre 5, ne puoi fare altre 6, ti devi veramente fermare a quelle 10 ripetizioni? No, perché come si vede nella ricerca scientifica bisogna allenarsi molto vicini al cedimento per massimizzare la crescita muscolare. Cosa vuol dire molto vicino all'allenamento? Diciamo che generalmente è raccomandato avere un RIR inferiore al 4. RIR vuol dire reps on reserve, vuol dire quante ripetizioni avete ancora in canna prima di arrivare al cedimento. Un RIR di 4 vuol dire che voi dovete praticamente, per rendere una serie stimolante per l'ipertrofia muscolare, dovete arrivare sempre meno di 4 ripetizioni dal cedimento. E in pratica io rimango sempre RIR di 2, RIR di 1, quindi mantenendo una rep in canna, due rep in canna, e questo è fondamentale. Quindi nonostante tu hai 3 serie da 10, se quando arrivi a 10 non sei arrivato al cedimento, a parte che la serie dopo magari ti conviene aumentare il carico, ma per questa serie dovresti continuare a spingerti per rispettare questo RIR, perché altrimenti il set, la serie che stai facendo, non è così efficace per la crescita muscolare. Questi sono i miei 6 errori, so che è stata una clip lunga però ci tenevo a dirveli. Fammi sapere cosa ne pensi tu nei commenti e goditi il resto del video. GG. Abbiamo appena finito l'allenamento, penso che sono progredito praticamente su tutto, quindi sta. Però verso la fine, sarò molto sincero, dato che sto mangiando 2000 calorie al giorno, Sammy mi continua a dire sei una bestia, che ci sta tantissimo, apprezzo tantissimo. Io però in testa, ed è questo che vi fa capire quanto il fitness sia psicologico, psicologicamente forse è il fatto che sto mangiando comunque così poco, io non mi vedo pieno per niente, non mi vedo bene per niente, e avete visto dall'ultimo video mi vedevo una bomba e adesso non mi vedo così bene. È semplicemente un po' psicologico, un po' tutto. Continuando col deficit calorico, continuando con per noi no ok, ah ma so quelle dell'altra volta appunto, io lo so. Vabbè, e cosa stavo dicendo? Continuando col deficit calorico. Sì, sto continuando col deficit calorico, quindi non mi vedo pieno, non mi sento con un bel pump. Sì. E quindi quello sinceramente un pochino mi colpisce e ci sono giorni in cui mi vedo meglio, giorni in cui mi vedo peggio. Sì. Ma quello ci sta, fa parte della dieta e tutto. Infatti vado avanti così, noi comunque continuiamo a credere nel processo, a continuare a progredire, e vedremo fra 2-3 mesi rispetto ad oggi, secondo me.
è quella la cosa importante, dovete pensare a lungo termine, non è solamente un allenamento pazzesco che vi condiziona, è tipo una catena di allenamenti fatti bene, di progressione a lungo termine, è lì che vedete veramente i risultati. Sì. Dai, vediamo un pochino positivo. Yes. E adesso noi torniamo un po' a casa e poi abbiamo scoperto che possiamo giocare a padel. Quindi noi più tardi stasera andiamo a giocare a padel. Oh my god. Dai, ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo tornati da poco a casa e volevo veramente, ho bisogno di parlarvi di let out tutto lo steam. Praticamente in palestra abbiamo provato a fare la clip finale, volevo veramente parlarvi direttamente a voi. E non so se avete sentito, nel sottofondo ci stavano le ragazze che urlavano e tipo... è una cosa che mi frustra tantissimo, raga. Mi dispiace se in questa clip sono così frustrato, ma è la verità in questo momento e voglio mostrarvi anche queste cose. Perché delle persone pensano che sia facilissimo filmare con una telecamera. Cioè io sto girando con un coso, inoltre che c'è Sammy che fa il videografo, ma poi sto girando con tipo un'attrezzatura, perché per aumentare la qualità non c'ho più la piccola Canon che è minuscola con lo flip screen, è tipo... una grossa telecamera con una lente e con un microfono sopra, quindi dai nell'occhio. Ed è comunque, non è che noi siamo persone vanitose e io non mi considero una persona vanitosa, non è che io sto tipo guarda quanto so figo e quindi filmo e faccio vedere a tutti che filmo, no, solo che mi metto un po' outside il mio comfort zone perché so che mi fa crescere e perché in testa mia c'è solo una cosa, che è quella di filmare un video di qualità per voi, è il mio lavoro e tipo quello è quello che ho in testa. E semplicemente è così difficile quando tipo in mezzo alla gente, anche se lo faccio da anni. Ok, se ci sono 5 persone non mi frega, avete visto l'ultimo video, ero così tranquillo. Oggi c'erano tipo 50 persone, 100 persone là fuori. E tipo quando vedi tutti gli occhi che ti guardano, ma non è che guardano e dicono ah no, ma ti continuano a guardare. Parli, ci stanno quelle che fanno le cretine dietro che urlano per stare nel video. È tipo, raga, ma cioè, veramente? Veramente? Se volete venire a parlare, venite a parlare. Se volete flirtare, venite a flirtare. Ma dovete fare le occhie tipo dietro un video urlando così, mentre noi stiamo a provare a fare qualcosa di buono. Ah, vabbè. Scusate per questa clip un po' raw. Già mi sento molto meglio che ve l'ho detto e ve ne ho parlato. Perché non è facile, cioè, fare... mostrare tutto, mettere la vita lì fuori su internet, anche già filmare in un posto con un sacco di gente che ti vede, è comunque uno step outside il comfort zone, però è questo che ci fa crescere, raga. Quindi sì, noi saremo sempre qua, keep improving, Kaizen. Questo tatuaggio ogni giorno che lo vedo, raga, è una bomba, mi piace tantissimo. E mi metto a mangiare qualcosa, vi faccio vedere cosa mangio di rapido. E ragazzi, per pranzo ci siamo, mi faccio una confezione di questo riso che mettiamo nel microonde un minuto ed è pronto e sarà la nostra fonte di carboidrati. Poi nel riso ci aggiungiamo 100 grammi di questo pecciuga di pavo, che non è altro che tacchino. Sì, è un affettato, solitamente provo a non consumarne tanto, ma una volta ogni tanto post allenamento per un pasto rapido me lo faccio. E per ultimo andiamo ad aggiungerci del parmigiano reggiano, che è buonissimo e renderà il nostro riso più una sorta di risotto. Parmigiano reggiano e latticini in generale sono fonte proteica e fonte di grasso, quindi se avete bisogno dei due, super super consigliato. E poi passiamo al lato verdure. Ci abbiamo qua mezza melanzana che abbiamo fatto al forno con un po' di passata ieri, che vado a riscaldare. E poi, già lo sapete, Ela mi aveva preparato il mio sedanino, che è buonissimo, e diciamo che una manciata con ogni pasto. È buonissimo, è acquoso, micronutrienti, riempie, fa più volume, una bomba. Ok, ci siamo, vi faccio vedere i due piatti che abbiamo messo un millisecondo, quindi veramente ve lo consiglio. Metto macronutrienti e calorie in questo momento sullo schermo, perché sì, sto tracciando, così che se volete replicare ce l'avete sullo schermo in questo momento. A volte ci metto il tonno in scatola, ci aggiungo un po' di olio, in questo caso oggi non mi andava e quindi ci ho aggiunto l'affettato appunto. E qua abbiamo le melanzane che, raga, sembra una parmigiana, guardate che bomba. Sedanino, e questo sarà il piatto. E io ho una fame incredibile, penso che sì, che sono anche un pochino alterato proprio perché non ho mangiato, ed è normale se state in deficit calorico. Praticamente dovete accettare che a volte avrete un pochino di mood swing, e io stesso me ne accorgo, infatti dico a Ele, dico a Sammy, scusate in anticipo se sono un cazzone e se sono aggressivo e tutto così. Penso che mangiando mi sentirò meglio, guardate che bomba. Oh yes. Rolling. Quindi tu fai mio? Per un paio di damenti.
anche a me, a te col cuore. Aio. No. Ok raga, io e Sam siamo qui al padel, siamo venuti. Più che padel abbiamo fatto tipo racchettoni. E ci voleva per scaricare un po' di stress, ci sta. Non ve l'ho mai detto, però io facevo tennis in maniera agonistica per tipo un paio di anni. E poi odiavo la preparazione atletica, quindi avevo smesso. Pensate un po' quante cose sono cambiate. E volevo finire questo video, raga, anche a Sammy, facendovi vedere una foto che mi ha mandato di recente mio zio, per farvi vedere ancora di più quanto il mio punto di partenza e quanti errori ho fatto prima di arrivare dove sono. Sei pronto? Vai. Ti farà ridere, te lo prometto. Non so se si vede o no. No, un po' più lontano. Si vede? Sì, un po'. Non si vede bene la tua faccia, però. È Giulietto da piccolino. Sì. Sono io da piccolino, raga. Avevo un po' le guancette, ero un pochino sovrappeso. Un pochino. E... mamma mia. Era una bestia. Mamma mia, rivedendo proprio. Altro che grosso, no? Cioè, là spaccavi. Spaccavo tutto, spaccavo i cornetti. Mamma mia, dai, fa troppo ridere. Lo metto sullo schermo perché secondo me è troppo divertente. Sì, mettilo sullo schermo così vedo. E questo ci sta perché mi ricorda sempre il punto di partenza, raga. E oggi che non ero soddisfatto, poi vedo questo e tipo, come fai a non essere soddisfatto? Infatti. Il percorso che hai fatto. Comunque, voglio finire qua questo video. Io ringrazio di cuore voi se siete arrivati fino a qua, te in particolare. Ti apprezzo tantissimo. Stai vedendo degli spoileroni di Kaizen, ma... se vuoi hashtag Kaizen nei commenti, come in passato. E niente, ringrazio Sammy che sta sempre qua filmando e stiamo facendo un ottimo lavoro. Se vi sta piacendo lasciate un commento anche per caricare il Sammy. Dai. E noi dobbiamo tornare a casa perché qua c'è il coprifuoco per le 10. Quindi finiamo qua, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.